L'ex Geffina e fidanzata di Ignazio Moser confessa che nel 2019 diventerà madre. Cecilia Rodriguez recentemente ha fatto una dichiarazione che sicuramente piacerà molto ai suoi seguaci. La sorella minore di Belen, a quanto pare, dovrebbe diventare mamma proprio il prossimo anno, ovvero il 2019. A rivelarlo ed annunciarlo è la stessa modella argentina attraverso un'intervista rilasciata a Novella 2000, il settimanale di gossip diretto da Roberto Alessi. Cecilia Rodriguez si confessa al magazine di gossip Novella 2000. Vorrei diventare mamma. Credo che alla mia età, 28 anni, sia arrivata l'ora di creare una famiglia. Né io né Ignazio Moser, in questo momento stiamo pensando al matrimonio, ma un bimbo ci riempirebbe di felicità. Ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello VIP 2. Cecilia Rodriguez, inoltre, durante l'intervista a Novella 2000 ha parlato pure di progetti futuri legati al suo lavoro di modella e influencer. La fidanzata di Ignazio Moser ha affermato che vorrebbe fondare un marchio di abbigliamento tutto suo. Ha un'idea che ha in mente da diverso tempo e ora vorrebbe realizzarla. Osservando tutti i followers che ha sul suo profilo Instagram, sicuramente la modella argentina potrebbe avere un grande successo. Cecilia, inoltre, ha parlato dell'imminente Natale svelando con chi lo trascorrerà. Di solito ci scambiamo i regali alla vigilia. Siamo tradizionalisti. Quando ero piccola, a mezzanotte arrivava Babbo Natale. Ha dichiarato l'ex Geffina. Cecilia Rodriguez, l'amore per il fidanzato Ignazio Moser che presto le darà un figlio. Intervistata dal giornalista di Novella 2000, Cecilia Rodriguez ha detto anche che in questo anno ha rafforzato l'amore che prova per Ignazio Moser. La sua vita è cambiata radicalmente da quando conosce l'ex ciclista trentino. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP 2 ha incontrato tantissime persone che l'apprezzano per quello che è. Infine ha ricordato un aneddoto che ha visto coinvolta la diretta interessata e la sorella maggiore Belen.